L'ex ospedale Maddalena, che insiste nell'omonimo parco a Rovigo, è pronto a ritornare a splendere. È stato affidato, infatti, il progetto esecutivo della riqualificazione del complesso nel quartiere della Commenda di Rovigo. Se lo è aggiudicato per 122.000 euro, la FM Ingegneria S.P.A. di Milano riguarderà la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti idrotermosanitari, elettrici, delle strutture e la verifica antisismica oltre alla pratica antincendio completa. Intanto è stato stabilito anche il cronoprogramma del lavoro di qualificazione che vale 13,5 milioni di euro grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al bando periferie, al quale il Comune di Rovigo aveva partecipato, che darà un volto nuovo a tutto il quartiere Commenda e alle sue strade. Per il 2022 si lavorerà solo all'edificio, circa 2,3 milioni di euro, e alle strade, altri 1,3 milioni di euro. La fine dei lavori è prevista nel 2023. L'intera operazione è partita da un presupposto, l'acquisizione di tutto il compendio da parte del Comune di Rovigo, perfezionata a metà dello scorso febbraio. Il Comune, infatti, ha chiuso l'esproprio del complesso ex Maddalena, un'acquisizione mediante appunto la modalità dell'esproprio bonario, ossia in accordo con i proprietari, le ditte Cefil e Reale Mario, senza alcun aggravio per le casse comunali. In precedenza, grazie alla variante votata in Consiglio Comunale lo scorso ottobre, la destinazione d'uso dell'ex Maddalena era passata da zona F2, ovvero per attrezzature comuni, a F2A, quindi per attrezzature comuni di interesse urbano. Un passaggio propedeutico e necessario per l'ottenimento dei fondi che, parallelamente, ha di fatto escluso qualsiasi tipo di utilizzo del compendio per progetti sovracomunali. Intitolato solo successivamente a Umberto Maddalena, uno dei più grandi aviatori italiani della storia, nativo di Bottrighe, l'ospedale sanatoriale venne inaugurato il 1 febbraio 1938 per combattere la tubercolosi che in Polesine a quei tempi dilagava. Sulla facciata d'ingresso la scritta Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, poi cambiata in Ospedale U Maddalena. Il 12 maggio 1970 il sanatorio, che aveva oltre 200 posti letto, venne costituito con decreto del Presidente della Regione Veneto come ente ospedaliero, fondendosi con l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, e venne utilizzato fino alla sua chiusura, era il 1999, a scopi ambulatoriali. Dopo due decenni potrà ritornare a essere un luogo centrale per la vita del capoluogo, grazie a questo progetto di riqualificazione che coinvolgerà l'intero quartiere, il più popoloso di Rovigo.